coperte da una bolla di polvere rossa. Siamo arrivati alla Saranella, uno dei quartieri malfamati di Taranto praticamente. Il dato sconvolgente è che a Taranto c'era l'8,8% di tutta la diossina industriale europea. Questo 8,8% per la prima volta focalizzava un problema che non era stato mai sollevato a Taranto. Anzi, a Taranto fino al 2005 non era mai stato detto che ci fosse la diossina. Michi Vendola, governatore della Puglia, appartiene al partito Sinistra Ecologia e Libertà. Tra di noi per scherzare diciamo Sinistra Oncologia e Libertà. Questi animali, ricordiamo che sono stati smaltiti come rifiuti altamente tossici, cioè un essere vivente smaltito quasi come bombe nucleari è una cosa gravissima. Io non sapevo di allevare bombe nucleari, ero convinto di allevare dei semplici animali. Da anni, secondo l'accusa, l'Ilva nasconde il disastro ambientale grazie ai traffici di un signore bravissimo, un genio, il capo delle relazioni esterne, Girolamo Archinà. Guarda là, forza, elettrofiltri 1, guarda, vai! Il PD si è limitato a gestire insieme all'Ilva, insieme a tutti gli altri partiti e sindacati, a cominciare dalla CGIL, questo sistema di potere che oramai è logoro. I lavoratori vogliono essere rappresentati, da chi deve parlare per i loro diritti? E qua a Taranto il sindacato non lo ha mai fatto. Però devo dire che parecchi operai hanno lavorato qui sotto gli elettrofiltri, hanno calpestato la diossina e hanno respirato la diossina. Che colpa ha un bambino che nasce con il cancro alla prostata? Assassini! Non mi venissi a dire il commissario che è stato nominato, che di parte il signor Bondi, che l'inquinamento e la morte a Taranto è dovuto alle sigarette. Allora io auguro al signor Bondi di andare a prendere le sigarette che prendeva mio figlio, che è morto a 16 anni, se mio figlio non fumava, però fumava l'aria dell'Ilva. Nuovo ammalato. Nuovo ammalato, muro nuovo, cango di carne si è fatto, non si mette acciaio. In dall'Italia in terra ste una stella. Gli spagnoli sono diventati i principali produttori grazie a Taranto, ai vitivinicoltori tarantini che sono andati lì ad insegnare le tecniche di allevamento. Ma questo tarantino non ora, mi fa dire, come si muove un'uccisione si muove a cosa. Na con che mare picchi in ghirlambato. Ta-da-da-da!